Buonasera, buonasera a tutti. Intanto grazie per essere qui con noi, grazie per averci raggiunto a Marettimo. Grazie a queste incredibili ballerine. Io farei un bellissimo applauso per aver introdotto questo festival. Grazie mille. Vi ringrazio per essere qui dopo tutto questo tempo per questa seconda edizione del Marettimo Film Fest, perché la prima edizione, alcuni di voi l'avranno vista, è stata durante il 2019, c'è stata questa pausa durante il lockdown e adesso questo 2021 ci racconta un po' una rinascita di Marettimo e dei festival del cinema. Io vi dicevo, voglio subito entrare nel vivo, quindi voglio raccontarvi un po' cosa fa il Festival di Marettimo, che ha veramente portato, gli abitanti di Marettimo lo sanno, il cinema dove il cinema non c'è, perché qui a Marettimo una sala cinematografica non c'è mai stata. E invece il festival ha voluto proprio portare quest'arte incredibile che c'è tanto mancata in quest'ultimo anno, con 4 giorni di manifestazioni, di film in gara, di proiezioni continue, di eventi. E la madrina d'onore di questo bellissimo festival di questa edizione, la vedo qui in prima fila proprio insieme ai giurati che conoscerete durante la serata, è Martina Sambucini, Miss Italia 2020. Grazie Martina e grazie veramente a tutti i giurati che si sono fatti voce e hanno veramente prestato il loro contributo ad un'edizione così particolare. Ripeto, avrete modo poi di conoscerli più avanti, ma intanto c'è una persona d'eccezione che va presentata e che voglio presentarvi attraverso un videomessaggio perché purtroppo non può essere qui. Ed è il direttore artistico di questa edizione del festival. Vi faccio fare veramente un grande applauso a Pupi Avati. Allora, buonasera a tutti, sono molto felice che si inauguri questo Festival di Marettimo che praticamente sancisce una sorta di matrimonio fra il cinema e il mare, cosa assolutamente auspicabile, temi entrambi molto importanti nella nostra cultura del presente. Io sarò qui con voi con un mio film che ha per titolo Lei mi parla ancora. Lo accompagnerò se non altro attraverso questo strumento e per il momento vi saluto accogliendovi e abbracciandovi, grazie. Accogliendovi e abbracciandovi è una cosa che veramente non facciamo da tanto tempo. E vi dicevo all'inizio di questa serata che questo è veramente un po' un festival di rinascita, perché il cinema e ancora di più gli eventi dal vivo sono state veramente cose che ci sono mancate in questo periodo. Signore e signori, un applauso Salvaggio! Una cosa, facciamo farla, sapete che il mio urlo di riconoscimento è UA, no? Vediamo come fate UA, no? Guarda, vediamo. Al mio 3, 1, 2, 3. Troppo mosci. Allora facciamo una cosa, io ho le paroline magiche. Allora, come si fa UA? Si prende un bel respiro. Mi raccomando, senza esagerare, dopo la cena soprattutto uno e parte. Poi una schioppettata, vedi? UA, preparati. Ora, chi non fa, guarda, gli succede un anno e mezzo di disgrazia. Io ve lo dico un domani. Ora tu vedrai improvvisamente, da questi hua c'è gente pronta, guarda, uno, guarda che concentrazione che c'è, guarda, 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 due e tre. Hai visto? Ora l'applauso lo potete fare, dai. C'era ora la sì. Magica, c'era. C'è. Ma diciamoci la verità, è l'isola del mangiare, che se mangia la mattina sera, è incredibile. Guarda, mi sono fatto il bagno, mentre mi facevo il bagno, cioè io ammordo all'acqua una Sasa, mentre io nuotavo, allora Sasa ti ha picchiato un caffè, ma ci si guarda, sono a mare, io scherzando gli ho detto, guarda, sarebbe meglio il pane cunzato. Minchia, non mi ha picchiato il pane cunzato. No, mi ha picchiato il pane cunzato. Disse, no, guarda, sono arrivato al porto e c'erano i gamberi, niente, è una meraviglia, viva il cibo, viva Marettimo e viva Giulia. Perché l'abbiamo detto, questa è la serata conclusiva di questo bellissimo Festival del Cinema e come ogni festival vuole iniziamo finalmente con le premiazioni. In questo caso iniziamo con una premiazione particolare perché è una premiazione di un cortometraggio fuori concorso, ma un cortometraggio estremamente importante che però tratta veramente una tematica purtroppo universale e quanto mai attuale, che è quella della violenza sulle donne.
E vi dicevo, la cosa particolare di questo progetto, secondo me, è stato anche un po' il fiore all'occhiello di questo cortometraggio, e soprattutto la squadra che ha scelto di realizzarlo, perché eccezionalmente è una squadra quasi interamente femminile. E quindi io veramente vorrei accogliere con un grandissimo applauso qui sul palco la regista Giulia Galati, l'attrice Vanessa Gallipoli, eccole che arrivano. Buonasera, buonasera la a tutti. La sceneggiatrice Angela Failla. E soprattutto il coprotagonista, e qui veramente ci vuole un grandissimo applauso, il piccolo Massimiliano Bono. Eccolo qui. Eccolo qua, il mio piccolo figlio. Buonasera, hai detto bene mia cara, questo è un progetto al femminile nato da tre donne e per le donne. Io sono 9 anni che mi occupo purtroppo di violenza sulle donne, ho un'associazione che fa questo da tempo, in quel di Venezia insieme alla sceneggiatrice Angela Failla e un mio caro amico Davide Catagnano abbiamo così diciamo partorito questo cortometraggio. Giulia Galati è la regista con la quale ho lavorato tante volte, le abbiamo proposto il cortometraggio, lei ha accettato e abbiamo trovato uno straordinario protagonista ed è uscito fuori questo progetto che noi amiamo molto, un progetto fatto con il cuore per le donne, perché sapete bene che è un argomento purtroppo ancora attuale nel 2021, ahimè. Vorrei far dire anche due parole alla mia cara amica e regista Giulia Galati, che ha curato anche la produzione, e io vi ringrazio per questo veramente grato premio. Meritatissimo, posso dire davvero meritatissimo. È stato un progetto che ci ha trovato insieme, tre donne, ed è stato con Atom anche sposato da tanti uomini, quindi grazie anche a tutti gli uomini di Atom che hanno sposato il progetto e che hanno realizzato un bellissimo prodotto. Massimiliano, vuoi salutare? No. Però una domanda te la faccio, ma quanti anni hai Massimiliano? Sette. Ed è la prima volta che sei su un set? No. No, lo dice da uomo vissuto, no, che ti pare? Ti è piaciuto girare questo film? Tantissimo. Tantissimo, io mi auguro che siano i giovani uomini come Massimiliano. Grazie mille, consegniamo il premio Stella Maris, arrivano proprio per la consegna di questo premio speciale che viene consegnato proprio in casi particolari all'interno del Marettimo Film Fest, che a parte tutti i film in concorso vuole proprio premiare dei contesti, dei progetti particolarmente meritevoli. Buonasera, buonasera, prego. Buonasera a tutti, sono il vice sindaco Francesco Sammartano, vi saluto e mi sento particolarmente onorato di premiare questa opera. Grazie. Grazie. Grazie vice sindaco, grazie soprattutto posso dire, ne approfitto per averci accolto in questo posto meraviglioso, veramente meraviglioso. Sì, direi di sì, Marettimo. Grazie a voi, Marettimo, voi lo sapete, il nome Iera è un'isola sacra e come è stato puntualmente ricordato si trova al centro della più grande riserva marina del Mediterraneo, quindi bisogna rispettarla, proteggerla e offrirla ai visitatori e farla apprezzare per le sue bellezze che sono secondo me incomparabili. Ecco grazie qui il premio speciale, grazie ancora, io grazie mi auguro che tutti possiate vedere questo corto. Grazie a questo ancora. Festival, grazie veramente, complimenti per l'organizzazione, complimenti per quest'isola che è veramente una perla rara e veramente per tutto, complimenti. Grazie, grazie ancora. Grazie, grazie. Io vengo qui al centro del palco perché siamo arrivati nel vivo della serata, ma soprattutto nel vivo del festival, perché voglio iniziare con la prima premiazione ufficiale della seconda edizione del Sicilia Film Fest, scusate, del Marettimo Film Fest. Perdonatemi. Voglio presentarvi il premio per il miglior regista di questa seconda edizione del Marettimo Film Fest e non ve lo voglio annunciare. Complimenti Giuliana, io ne approfitto per chiamare anche sul palco. Grazie. Per questa premiazione Luciano Sovena che fa parte della giuria di questo festival. Giuliana, è un piacere vedere una regista donna, lo posso dire? Ce ne sono tante e non è che sono sola, però è vero, però siamo è partite, sempre un particolar piacere. Grazie, siamo partite poche, adesso piano piano il gruppo delle donne si fa sempre più strada.
con grande piacere. Bello, si fa strada anche molto bene, devo dire. Grazie. Grazie Luciano, grazie nel frattempo per averci raggiunto. Luciano, tu hai fatto parte della giuria, il film lo hai visto, lo hai riguardato, cosa te ne è parso? Per noi che ancora non abbiamo avuto la fortuna di vederlo. Ma guarda, l'ho visto tantissime volte e ogni volta non l'ho capito. No. È un film veramente divertente. Poi questo premio noi l'abbiamo dato certamente come miglior regia, ma soprattutto per la regista più simpatica che c'è, che è Giuliana, che adesso è molto emozionata. È emozionata. Facciamole un applauso, facciamoglielo. Ma sono emozionata perché ho mangiato la zuppa di aragosta di Marettimo, che è più un cannolo. Ragazzi, non ho resistito, tornerò a Marettimo. Questa è l'accoglienza di Marettimo. Anche, ma soprattutto spinta dalla gola su questa zuppa, che è una cosa, un capolavoro assoluto. Grazie, complimenti per questa commedia tutta al femminile, candidate Nastri d'Argento. Recuperiamo il premio per questa consegna ufficiale. Ecco il premio. Guarda che bel premio. Grazie. Il faro. Premio per la miglior regia. C'è un piccolissimo omaggio che vogliamo offrirti, che arriva per omaggiarti ulteriormente, per ringraziarti di questo bellissimo contributo al festival. Quindi grazie ancora Giuliana Gamba, grazie Luciano Sovena, ci vediamo dopo. Ed il premio come miglior attrice protagonista va a Claudia Gerini con il film Burraco Fatale. Sono particolarmente felice e orgogliosa del premio che mi è stato attribuito dal Marettimo Italian Film Festival. Io voglio salutare tutti, voglio ringraziare tutta la giuria, ringraziare Giuliana Gamba, ringraziare l'isola di Marettimo. Burraco Fatale è un film che parla di amicizia, di amore, di seconde possibilità nella vita e di rinascita, ma soprattutto di mare. Il mare che è il grande protagonista dell'isola di Marettimo, con i suoi abitanti straordinari, così radicati nel loro territorio e radicati in una vita che dovrebbe ispirarci tutti. Grazie ancora di questo bellissimo e prestigioso premio, grazie a Giuliana Gamba e a tutto il mio pubblico. Un bacio da Claudia. Torniamo a parlare di attori, nella fattispecie del premio come miglior attore del Marettimo Italian Film Fest. E anche in questo caso voglio darvi qualche indizio, perché parliamo di un attore che ha girato in un film con tre candidature ai Nastri d'Argento, una candidatura al David, premiato durante il Festival di Venezia. Vedete di chi si tratta. Bambini, ma voi lo sapete chi è il papà di Valerio? Il papà di Valerio è un eroe. Che paura. Eccolo qui. E vince come miglior attore Mattia Garaci con il film Padre Nostro. E chiamo subito qui sul palco a premiare due delle persone che hanno reso possibile questo festival con il loro impegno. Vittorio Verdone di Unipol e Gabriella Carlucci per Sole Mare Venti. Allora, ecco, funziona. Buonasera a tutti.
Allora sì, questo è davvero un bellissimo film, adesso presenteremo e faremo vedere questo straordinario giovane attore. Pensate, quando lui ha girato il film aveva 12 anni e oggi non è qui perché sta girando il suo secondo film e ha solo 14 anni, ma lo vedrete fra poco. Io però sono particolarmente felice di consegnare questo film insieme, questo premio insieme a Vittorio Verdone, che è responsabile della comunicazione del gruppo Unipol. Perché? Perché nelle attività come la nostra, il cinema, ma anche le attività di promozione come i festival, se non c'è chi investe, perché capisce che la promozione anche di un luogo così bello come Marettimo avviene attraverso degli eventi come il festival, se non c'è chi crede in noi come il gruppo Unipol, queste cose non si possono realizzare. Quindi un applauso veramente forte per Vittorio Verdone e anche per Toto Vento, che sta qui in giro e che anche lui fa parte dell'organizzazione, perché grazie al loro impegno, di Toto e del gruppo Unipol con Vittorio Verdone, che siamo qui. Grazie Gabriella, no, innanzitutto grazie a voi, perché è una splendida occasione, cioè trovarsi tutti qui e mancava da tanto tempo, si ricordava, lo ricordavi tu poco fa. È così, è un po' il festival della rinascita, tante nuove prime volte. Mancava il contatto in questa piazza splendida, un'isola al centro del Mediterraneo. No, lo diceva bene Gabriella, cioè gruppi industriali o finanziari come siamo noi non fanno solo utili. Tra l'altro quando fanno utili lo fanno anche nell'interesse di tutta la collettività, quindi ricordiamoci sempre che questo è un paese che ha bisogno di crescere, soprattutto dopo quest'anno e mezzo così difficile. Però devo dire che è importante anche trovare dei momenti di restituzione di valore, no? Nei confronti proprio della società. Di condivisione, mi permetto anche di dire, che è una cosa che c'è tanto mancata. Restituzione di valore su alcuni campi che sono fondamentali, perché poi il tessuto sociale si tenga, no? Quindi la cultura soprattutto, quindi in questo caso il cinema, e questa folle idea, come è stata detta, no? Di fare un cinema dove il cinema non c'è, ci ha appassionati, quindi noi abbiamo visto Gabriella, abbiamo visto Toto Vento, che è l'anima insieme a Gabriella, ma tanti altri, a tutti voi, di questa manifestazione, e devo dire che l'idea di mettere insieme cinema, ambiente, quindi National Geographic, quindi la sostenibilità è fantastica, e quindi questo ci ha veramente fatto innamorare, quindi decidere poi di sostenere questa cosa. Marettimo oggi non è solo, questo festival non si svolge solo qui, ma delle appendici di Marettimo si svolgono nelle tre isole baleari di Maiorca, Minorca e Formentera. Si svolgerà ben presto a Malta, nel Montenegro, e poi ancora nel Mediterraneo italiano, a Trani, Alghero, e si è appena svolta una piccola sezione We Love the Sea nel Festival di Ortigia, che è sempre siciliano. E di questo io sono veramente orgogliosa, perché è stata l'idea di esportare la bellezza di Marettimo, la bellezza di questo luogo, e anche l'idea di parlare di cinema, di mare, di sostenibilità. E questi luoghi che vi ho raccontato hanno aderito immediatamente al nostro invito, quindi grazie Vittorio di avercelo ricordato. Grazie a te. Che dire poi Mattia. Del film, Mattia. Direi esatto di vedere nel frattempo il contributo di Mattia. Buonasera a tutti, sono Mattia Garaci e sono particolarmente felice ed onorato di ricevere il premio come migliore attore protagonista del Marettimo Film Festival. Io ho 14 anni e Padre Nostro è stata la mia prima interpretazione, e quindi sono felice di aver dato un'emozione al pubblico. Ringrazio tutta la giuria, ringrazio tutti gli organizzatori del festival, tra cui Gabriella Carlucci. Inoltre vorrei ringraziare Claudio Noce, senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile, e per avermi dato la possibilità di partecipare al Padre Nostro. Vorrei ringraziare anche Pierfrancesco Favino e Francesco Gheghi per avermi aiutato, per avermi guidato in questa avventura. Purtroppo non potrò esserci lì da voi al Marettimo Film Festival e mi dispiace moltissimo, ma sto girando il mio secondo film. E quindi auguro una buona fortuna a tutto il festival e a tutti voi. Grazie, un saluto. Incredibile, così giovane e così talentuoso. Gabriella e Vittorio consegnano virtualmente questo premio. Ma infatti io voglio premio, dire, Mattia. Noi siamo testimoni di questo giovane talento che
che sta nascendo, perché pensate, lui ha fatto questo primo film 2 anni fa, adesso è la sua seconda esperienza, ma vi ricorderete di Mattia, vi ricorderete, perché secondo me è davvero molto bravo in questo film, Padre Nostro. Ci ricorderemo di questo bellissimo esordio proprio qui a Marettimo. Sì, ma poi perché in questo film la storia si racconta davvero attraverso le sue sensazioni, le sue emozioni, quello che gli passa per la testa avendo assistito, ma la famiglia non lo sa, all'attentato al padre, no? Quindi ricordatevi questo nome, ricordatevi di Marettimo, perché noi avremo sicuramente, sono certa, dato in là una bellissima carriera di un bravissimo attore. Grazie Gabriella Carlucci, grazie a voi. Grazie Vittorio Verdone per questa consegna virtuale. Un grazie piccolo dei fiori, omaggio grazie, a Gabriella grazie, per il tuo grazie. Grandissimo contributo al festival. Il prossimo premio speciale Stella Maris è un premio a cui io tengo particolarmente, perché gioco un po' in casa. Adesso capirete anche il perché. Perché è un premio speciale consegnato per aver promosso la bellezza e l'eleganza nel mondo. E questo premio non può che andare a Patrizia Merigliani, la patron di Miss Italia. Patrizia. Buonasera, grazie. Non c'è che dire, io con Patrizia noi abbiamo iniziato tutto, sì, posso dire sì. Così, abbiamo veramente iniziato tutto. Abbiamo iniziato un nuovo capitolo, perché la Miss del 2013, la Miss è la rivoluzione della bellezza, le donne non hanno più, le Miss non hanno contenuti, non parlano, nude, mute, abbiamo una che parla continuamente, per cui... È la bellezza di Miss Italia. Molto bene, è la, molto bene. La bellezza di Miss Italia è proprio portare avanti questo ideale tutto italiano, sì, di bellezza a 360 sì, gradi. Sì, Patrizia sì. È il concorso, io per questo la ringrazio tantissimo e ci tengo affinché questo premio ti venga consegnato da due persone d'eccezione, da Cettina Spadaro, che è l'ideatrice del Festival di Marettimo, e Alessandro Tersigni. Grazie. E da una futura Miss Italia. E dalla piccola già... Sole. Siamo in compagnia. Siamo in buona compagnia. Io posso permettermi di farvi fare un piccolissimo intervento, perché siete due persone che hanno vissuto veramente a 360 gradi Marettimo. Quindi prima di consegnare il premio partirei un attimo con Cettina. Cettina, questo amore per Miss Italia, come è nato? Grazie Giulia e buonasera a tutti. Allora, non potevamo legare la bellezza in genere, in tutte le sue forme, alla bellezza anche di un contesto come Marettimo. E allora, grazie a una riflessione fatta anche da alcuni amici, abbiamo avuto il piacere di incontrare nella nostra strada la meravigliosa Patrizia. La sua eleganza si sposa benissimo con questo contesto di sacralità di Marettimo. Pertanto non potevamo che aprire le porte al cinema nella nostra bellissima Marettimo e aprire le porte anche alle Miss Italia, dedicando sempre a loro un momento come trampolino di lancio e di augurio per le vostre carriere, questo palcoscenico di Marettimo, un palcoscenico naturale e importante, che speriamo possa essere una bellissima vetrina. Quindi i sorrisi di Patrizia e di Martina, che ringraziamo, e veramente ci ha regalato un video sul palco nel frattempo, anche la nostra Martina d'onore, ci rendono davvero orgogliosi. Grazie davvero per essere qui. Alessandro, io ti vorrei chiedere come vanno le riprese al Paradiso, ma non lo farò. Brava, fai bene, perché lo sai benissimo come vanno. È vero, però no, una cosa te la voglio chiedere, perché io e Alessandro siamo arrivati qui 2 giorni fa, siamo arrivati direttamente dal set, e non è il primo festival a cui partecipiamo, anche se appunto non direttamente, però è la prima volta che viene a Marettimo in un'occasione di questo tipo. Oddio, Marettimo, bellissimo, l'accoglienza caldissima, io non ho parole. Un benvenuto fantastico, io vi ringrazio, grazie a tutti, siete fantastici. La Sicilia in particolare, io l'ho frequentata pochissimo, ma quel poco che ho visto è come dicono, siete splendidi, grazie mille. È bello portare il cinema in una casa come questo. Io però, Alessandro e Cettina, mi metterei un attimo da parte. Dovete sapere che Patrizia non ama le cose fuori programma, ma c'è un fuori programma, c'è una sorpresa, vediamola. Carissima Patrizia, tante tante congratulazioni per questo meritato premio. Tu hai fatto davvero tanto per la bellezza e per le donne, quindi davvero auguri, auguri, auguri. Un abbraccio.
Ciao Patrizia Stellare, come stai? Siamo qui con Agostino, il nostro presidente, il sindaco, Antonella, Margherita. Ti vogliamo fare i complimenti perché so che riceverai questo premio molto speciale come te. Allora, da tutti noi un mondo di baci stellari, a presto. Love you, baci stellari. Ciao Patrizia. Cara Patrizia, quando il nostro amico Giuseppe Sciacco mi ha chiamato per darmi la bellissima notizia che avresti ricevuto il premio Stella Maris in onore della bellezza e dell'eleganza di tutte le donne, sono stata felicissima di ricevere questa notizia e sono ancora più felice di farti le mie più care congratulazioni, perché te lo meriti perché tu sei sempre stato a fianco delle donne in tutte le loro sfaccettature. Hai sostenuto le fragilità della donna e le hai aiutate anche a farle diventare una grande forza, come una forza come sei tu, come mamma, come amica di tutte le miss e delle donne e anche come una grande imprenditrice, perché hai saputo ereditare questo concorso meraviglioso che ti ha lasciato il tuo papà Enzo, che ricordo anche lui con grande affetto, e l'hai saputo comunque portare alla grande. Bene, allora io ancora ti mando un grande abbraccio, saluto tutti, vi auguro una buona serata e ancora con tanto affetto ti voglio bene Patrizia. Ciao. Allora io sono commossa, grazie, non me l'aspettavo, perché insomma quando vedo le mie miss mi emoziono sempre. Poi questa, l'ultima, era Gloria Zanin, una ragazza meravigliosa. Insomma, Miss Italia, il cinema, sono stati sempre vicini, perché una volta i registi attingevano al concorso per trovare le belle donne per il cinema. Io pensavo che fosse una cosa legata agli anni 50 e ho scoperto che invece i visi delle mie ragazze, la loro personalità, il loro modo di essere così sincero, così pulito, piace tanto al mondo del cinema. È inutile che io vi racconti quante miss sono diventate famose attraverso il concorso, perché sono tantissime e finiremo domani mattina. Quindi questo premio lo dedico all'eleganza delle mie ragazze, al loro grande talento e al loro futuro, perché costruire sogni in questo momento è molto importante e noi diamo lavoro alle ragazze e ci sembra una cosa molto importante. Grazie. Il messaggio più bello è un premio meritatissimo consegnato da Alessandro Tersigni, ecco, a Giacettina Spadaro. E con grande piacere. Grazie. Prego. Ecco il premio Stella Maris e un doverosissimo omaggio a Patrizia Merigliani. A Cettina Spataro un grande ringraziamento, a Gabriella Carlucci, grazie, a Giuseppe Sciacca, un grande amico del concorso, grazie a tutti, grazie anche al pubblico, grazie mille. Grazie ancora, con Cettina ci vediamo dopo, con Alessandro possiamo dire che ci vediamo a settembre, decisamente, visto che è stata la domanda più gettonata delle ultime 48 ore. Ci vediamo a settembre con le nuove puntate del Paradiso delle Signore. Un bacio a tutti, grazie. Grazie Patrizia. Martina, io vorrei che rimanessi un attimo qui con noi. Assolutamente. Vi devo dire una cosa, visto che ormai arrivati a quest'ora siamo un po' di famiglia, poi noi isoliani siamo un po' così, facciamo subito famiglia. Oggi Martina compie 20 anni e io le farei un po' un applauso di augurio. Grazie, grazie. Perché a tutti. Qui con noi per i suoi 20 anni, durante Miss Italia, c'è un compleanno che ricorderai per la vita. Veramente speciale, unico. Grazie, grazie ancora. E prontamente è arrivato il nostro piccolo regalo. Senti Martina, noi vabbè avremo tantissime cose da dirci, però tu che sei madrina di questo festival e ti stai un po' approcciando, vedi, prima Patrizia parlava appunto dei sogni e del domani, di chi si approccia a questa carriera in un primo momento. Tu che stai affrontando questa esperienza così anche particolare da Miss Italia, facendo un passo in avanti, cosa vedi, cosa prospetti? Allora, sicuramente Miss Italia è un grande trampolino di lancio. Spero quest'anno di inglobare il più possibile, di mangiare più esperienze possibili in modo tale da poter trovare la mia strada il prima possibile. E il cinema è qualcosa che mi appassiona, che mi affascina e che mi piace da sempre, quindi sicuramente inizierò a studiare
e spero di riuscire, ecco. Io sono convinta che anche questa esperienza su questo palco ti porterà quel briciolo di fortuna in più per cogliere queste belle opportunità. Spero che il palco di Marettimo, uno dei primi palchi che cavalco, come si dice, mi porti fortuna, quindi me lo auguro, ecco. Grazie Martina, che è vero, questo penso sia uno dei tuoi primi momenti a contatto col pubblico in un anno così particolare. Infatti è bellissimo, sono ricominciate anche le selezioni del concorso, quindi ora è bello rivedere manifestazioni, eventi, gente nelle piazze, è veramente qualcosa che riempie il cuore, ne avevamo bisogno. È vero, grazie Martina e rinnovo con questo messaggio di Martina, grazie anche a voi per essere qui con noi questa sera. Vorrei andare avanti con un altro premio, eccezionale, un premio Stella Maris, ad un personaggio e ad una persona che tutti voi conoscete, perché questo è un premio alla carriera e viene dato non a caso a Michele Placido. Buonasera. Buonasera Michele. Buonasera cara, complimenti, brava, bella, e veramente con una verve meravigliosa. Grazie, grazie davvero, però qui parliamo della sua di carriera. Sì. E a questo proposito, anche per lei abbiamo riservato una piccolissima sorpresa, perché evidentemente ha seminato bene. Cioè, vediamo. Ciao Michele, un grande saluto e un grande abbraccio. E congratulazioni per questo premio che tu ti meriti, perché tu sei un grande attore. E io mi onoro di esserti amico. E tu sai la stima che ti porto. E mi fa un enorme piacere che ti diano questo premio, perché tu meriti tutto. Grande Michele, ciao, ti do un grande abbraccio. Michele, sono il tuo vecchio amico Tony Renis, che ti fa tante congratulazioni per il premio non meritato, strameritato. Sai quanto ti amo e purtroppo ti vedo poco. Poi io sono stato chiuso in casa un anno e quattro mesi senza uscire neanche dal mio uscio, però adesso incomincio a uscire, sono a Ischia da Pascal, purtroppo sono contento, sono anche il presidente onorario del festivale, quindi spero proprio di poterti rivedere il più presto possibile, stare con te, tu sai la stima che nutro per te e l'affetto che nutro per te. Tu sei un grandissimo attore e sei una straordinaria persona, anche se ti vedo poco, se ci vediamo poco, però ho sempre un ricordo di te meraviglioso. Ancora complimenti e spero proprio di riabbracciarti al più presto possibile. Love you so much. Love you. Questo è un assaggio di questo premio alla carriera, sì, Michele. Vabbè. Ringrazio Remo Girone, Tony, Renis. Hai fatto parte di questa giuria, hai fatto parte di questo festival, anche possiamo dire particolare, perché arriva in un momento molto particolare. Certo. Ma ecco, io chiedevo prima a Martina di guardare un po' più avanti e vedere verso il futuro. Ma ecco, a questo proposito, per te che invece di cinema ne hai fatto tanto, quest'anno com'è cambiata la percezione anche dei film che sono stati in gara durante questo festival, del film che è in uscita con te? Cos'è cambiato nella percezione delle persone che hanno veramente bisogno di tornare a sognare? Ma guarda, adesso d'estate abbiamo cominciato col teatro, io domani pure per esempio sto a Livorno, facciamo una rappresentazione dedicata a Mascagni, musicista nato a Livorno, e c'è il pieno, siamo in un'arena con 600 persone, cioè il teatro sta riprendendo, naturalmente il pubblico ha ancora delle paure, ha ancora, insomma, è come stare lontano due anni, che ne so, e è un risveglio da un letargo in qualche modo. Beh, sì, un letargo che poi uno ha paura di tornare alla normalità, è una cosa incredibile come l'uomo, cioè l'umanità in genere, ritornare a essere normali fa paura. Ma io credo il cinema riprenderà alla grande, già ormai in questo momento ci sono più film in lavorazione che due anni fa, ed uno dice come mai non si va al cinema, ma si va nelle grandi postazioni, no? Su Sky e su Netflix, per cui il cinema in questo momento c'ha grandi film in lavorazione che vedrete
il prossimo inverno, ma che usciranno anche nelle sale, cominciando adesso a fine agosto col film con la Cortellesi sulla tangenziale numero 2, adesso mi ricordo il titolo. Un gatto tangenziale. Esatto, poi uscirà il film di Nanni Moretti a settembre, poi riapre il Festival di Venezia, sempre ai primi di settembre. Poi partiranno tutti i film di Natale, da Diabolik, eccetera, fino al nostro Caravaggio, per cui io credo si tornerà a una normalità che potremo perdere un 10% o 20% sugli incassi, però questo si sapeva. Però per un attore è anche una bella sfida. Certo, è una sfida, ma anche per il pubblico che vuol tornare, che ha voglia di vedere sia il teatro che il cinema. È vero, che vuole tornare a vivere questi bellissimi momenti ed una carriera bellissima come grazie. Quella di Michele Placido. Io vorrei chiamare sul palco Silvera Papaccio e Toto Vento proprio per la premiazione del premio Stella Maris a Michele Placido. Ecco, io voglio poi ringraziare tutti gli organizzatori, perché veramente oggi ho passato una giornata fantastica. E stasera abbiamo mangiato ancora meglio, per cui veramente non mi aspettavo, cioè sapevo della bellezza dell'isola, però anche la capacità e la professionalità dagli operatori che ci portano a fare questi giri meravigliosi, e soprattutto devo dire si mangia bene dappertutto. Complimenti, grazie. Devo dire che la cucina è il tema comune di questa serata, sta unendo un po' tutti i premiati, premianti, è decisamente un momento comune. Ma è il nostro forte, è una delle nostre armi migliori. Io non rubo tempo, anche perché sapete, la comunità di Marettimo sa che rappresento l'Unipol sul territorio di Trapani, insieme al collega Francesco Strazzera, che non vedo però sarà insomma qui tra noi, quindi non rubo tempo, volevo ringraziare personalmente i vertici di Unipol che oggi sono qua, nella persona di Vittorio Verdone che avete già conosciuto, Gian Maria Restelli, che hanno permesso di fatto lo svolgimento di questa edizione, e di Ciro Rizzo che è lì, ne possiamo di Silveria Papaccio, a cui passerò la parola dopo, che è il capo distretto Sud Italia di Unipol. Vi ringrazio, noi eravamo già qua, Silveria, a premiare nella prima edizione, ci saremo nella terza edizione, ci contiamo di esserci, anzi già mettiamo la nostra bandierina, maestro. Grazie, passo la parola a Silveria. Beh, io voglio solo ringraziare lei per tutto quello che ha fatto per il cinema italiano, regista, attore, grande interprete. Sì. Ecco che arriva il premio Stella Maris per Michele Placido. Per questa seconda edizione del Marettimo Italian Film Fest. E adesso il festival vuole dedicare un particolare omaggio proprio all'isola di Marettimo. E lo vorrei fare dal profondo del cuore. Io vi lascio vedere un piccolo contenuto e poi ne parliamo insieme. Crescita sociale ed economica della nostra comunità, con i loro sacrifici, con pazienza, dedizione e laboriosità. Gestivano la posta, portavano con le loro imbarcazioni beni di prima necessità, cibo, materiale edile e combustibili. La barca non tornava indietro prima di aver terminato tutti i noliti, cioè tutte le commissioni che bisognava riportare a Marettimo. Avevano anche la possibilità di trasportare una dozzina di passeggeri che altrimenti, non essendoci ancora gli scafi, non avrebbero potuto raggiungere l'isola. Erano proprio così,
Pietro Torrente, detto lo sceriffo, Giuseppe Torrente, detto Conte Pio, e Salvatore Incaviglia, detto Montibello. Con l'orecchio teso anche di notte, per captare il suono di una bufera in arrivo, proprietari delle storiche imbarcazioni Aposta di Pietro Torrente e Giuseppe Torrente e l'Annunziata di Salvatore Incaviglia. Tante le storie che si potrebbero raccontare, tante le avversità che dovevano superare negli scali di altri territori. Tra le loro attività c'era anche la riatteria, cioè il trasporto del pescato destinato alla vendita a Trapani e Palermo. Durante uno di questi viaggi, un'altra imbarcazione che prese il loro posto venne affondata a Capogallo da un gruppo di pirati contrari allo smercio del pesce. Questa è una storia tragica di cui la comunità ha avuto notizia soltanto 40 anni dopo, ma che ci fa capire quanto coraggio e dedizione avessero questi uomini. Erano legati alla propria terra, capaci di difenderla a cazzottuna a tutta forza se necessario, come diceva lo sceriffo. Secondo lei cosa ci vorrebbe a Marettimo? Che ci volesse? Ci volesse cazzotta a tutta forza. Cazzotta a tutta forza. Chi se ci volesse? I primi che ne rossi. Eccoli qui. Pietro Torrente, lo sceriffo per tutti. Vero leader e grande nonno, capace di trasmettere i veri valori della vita a figli e nipoti. Giuseppe Torrente, Conte Pio, uomo elegante, di poche parole e tanti fatti, instancabile lavoratore. Salvatore Incaviglia, Montibello, uomo di commercio e attivo in prima linea nella vita politica cittadina, tanto da rivestire il ruolo di primo cittadino di Marettimo per molti anni. Passeggiando per Marettimo, bisogna soffermarsi sui volti di questi uomini. Sono volti fieri, segnati dalle fatiche del sole e del mare. Sono occhi rassicuranti e sorrisi sinceri. Sono spalle robuste, in grado di sfidare burrasca. Sono padri amorevoli e fratelli l'uno per l'altro. Sono uomini coraggiosi, perché un marinaio non prega per il vento buono, impara a navigare. Oggi noi vi diciamo grazie, perché Marettimo, se è così, è anche per merito vostro. Per tutti noi, del Marettimo Italian Film Fest, siete nostri vincitori. Ci sarebbe tanto da raccontare su questa meravigliosa isola. E non può che farlo con un omaggio all'isola e soprattutto agli isolani, Cettina Spataro. Guarda, devo trattenere il fiato perché la commozione è stata tanta. Io ringrazio davvero Salvatore Torrente che mi ha aiutato nel montaggio di questo video e Pietro che veramente è sempre con me, vicino, e la mia famiglia che mi sta supportando e sopportando in tutto. E non potevamo non inserire questo momento perché per noi è un omaggio alla comunità. Loro sono i vincitori perché vincono ogni giorno una battaglia contro il tempo, contro tutto, però abbiamo veramente poco tempo. Io dico grazie a Marettimo, dico grazie alla mia comunità. Se oggi Marettimo è così è grazie a questi uomini che hanno veramente lottato con una storia cuore, meravigliosa, davvero. L'abbiamo sentito e detto. Vorrei chiamare qua gli eredi. Mario. Grazie Cettina, sono veramente commosso, chiedo scusa. Sono onorato, felice di essere sul palco a guardare questi ricordi che sono meravigliosi. Ho pianto con mio fratello perché è una commozione forte. Scusate se sono emozionato. Grazie. È il ringraziamento più bello.
Sono veramente onorato e grato, Cettina, per questo momento fantastico, diciamo, questo ringraziamento, diciamo, questo riconoscimento al ricordo di mio padre. Che dire, diciamo, erano secondo me uomini di altri tempi che si sono spesi per l'isola e per la gente di quest'isola, ed è veramente un giusto riconoscimento, diciamo, dato a queste persone che purtroppo oggi non ci sono più. Che però hanno fatto la storia di quest'isola. Hanno fatto la storia. E anche per noi che vediamo tutto questo ce ne rendiamo conto. Ed è giusto ricordarli. Grazie di nuovo. Grazie, grazie davvero. L'emozione forte del ringraziamento più bello da parte degli isolani di questo Amarettimo incredibile, incredibile. Grazie a te. C'è una targa molto, esatto, assolutamente sentita, ovviamente poi la daremo a tutti. Grazie ancora, grazie, e grazie Amarettimo, lo dico a voi, ma lo dico a tutti. Grazie ancora, grazie Cettina, che hai realizzato, pensato, ideato tutto questo. E adesso in realtà voglio raccontarvi una storia bellissima che abbiamo sentito tutti, che abbiamo accolto a cuore aperto, una storia finalmente a lieto fine. Ed è la storia del, scusate con il vento è ancora più difficile, del piccolo Nicola. Ricordate quel bambino di pochi anni che si perse nella, diciamo, nella campagna vicino casa, tutti lo diedero per disperso, eppure ci fu una persona che è riuscito a ritrovarlo con una storia incredibile. E noi per questo, col Marettimo Film Fest, vogliamo riconoscergli un premio speciale, il premio Stella Maris, come miglior giornalismo, a Giuseppe Di Tommaso. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Giuseppe. Grazie, stasera è una serata speciale, mare, luna, vento, cosa si vuole di più dalla vita, no? Giuseppe è proprio la persona che, vi dicevo, con una storia incredibile, si ritrova in questo bosco e ritrova questo bambino piccolissimo. E da cronista mi sono ritrovata ad essere protagonista, però questa volta non di un fatto di cronaca, bensì di una favola a lieto fine. E credo che in questo periodo storico una bella notizia e una storia che finisce nel migliore dei modi è un qualcosa di bello. È una bello, storia di speranza, no? Che serviva. Si parla a tutti. Di ripartenza, e anche questo è un segno di ripartenza. Un bambino che si era perso il 21 giugno nei boschi del Mugello, e il 23, qualche giorno dopo, io per caso riesco a ritrovarlo, ed è stata una gioia immensa. Non c'è riconoscimento, premio, niente che possa valere quell'abbraccio di una mamma ad un figlio. L'averlo restituito ad un genitore è qualcosa davvero di straordinario. Hai detto bene, non c'è riconoscimento più grande, siamo noi a doverti dire grazie. Perché è un gesto incredibile. Allora, io credo che chiunque nella mia condizione, in questo bosco silenzioso, da solo, senza il cellulare che mi prendeva, udire un gemito da un burrone, chiunque avrebbe fatto la stessa cosa. In molti mi hanno definito un eroe. 54 paesi nel mondo hanno parlato di me, mi sembra esagerato. Gli eroi sono altri nella vita, sono i medici che ci hanno aiutato durante la pandemia, tutta la gente che è stata impegnata. Per me invece è stato un dono. Ecco, io ho ricevuto un regalo perché in quel momento ho messo da parte l'anima fredda distaccata del cronista che racconta, ma ha prevalso il cuore. Ha prevalso e io l'uomo. Consiglio a tutti di far prevalere sempre il cuore. Vedi, tu hai detto in tanti avrebbero, però tu l'hai fatto. E noi per questo, hai detto bene, non c'è premio che tenga, però vogliamo veramente farti questo piccolo grande omaggio. Io chiamo sul palco a premiarti Maurizio Gasparri. Io posso dire una cosa, io voglio dedicare questo premio a tutti i giornalisti che sono impegnati sul campo, che spesso vengono considerati dei disturbatori e inopportuni quando andiamo a raccontare le storie, senatore, e quindi veniamo anche trattati male. Ecco, questa volta i giornalisti sono serviti a qualcosa, quindi facciamo anche un applauso, che siamo stati impegnati con la pandemia. Io non ho fatto un giorno di lockdown e non potete capire la paura.
E non a caso il premio come miglior giornalismo dell'anno. Un premio meritato, perché i giornalisti spesso raccontano le notizie. Lei ha vissuto la notizia, è stata la notizia della salvezza di un bambino. E ringraziamo il senatore anche la RAI. Anche la RAI. Che grazie alla RAI. Viva la RAI, di cui si parla male, ma senza la quale non potremmo vivere. Striscia, aspettiamo adesso Striscia, un servizio in positivo sulla vita in diretta e sulla RAI. Ecco. Grazie, buona serata a tutti, grazie agli organizzatori, alla signora Carlucci, a tutti. Buona serata. Grazie a Giuseppe Di Tommaso, grazie a Maurizio Gasparri. E noi non possiamo che, adesso ovviamente ci avviciniamo alla fase finale del festival, che chiamare sul palco, ve l'ho raccontato, ve l'ho mostrato proprio all'inizio di questa serata, un gemellaggio incredibile, lo conosciamo tutti, ci abbiamo sognato tanto, sto parlando del National Geographic, che è venuto proprio qui a Marettimo insieme a giovani da tutto il mondo per portare avanti degli studi importantissimi in un mare che noi siamo abituati a vedere, a vivere, ma che in realtà è un mare eccezionale. E quindi voglio salutare Paul Rose, Giovanni Chimienti, Martina Genovese e vorrei far salire qui sul palco Giorgio Rusconi. Grazie buonasera. Giorgio, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Siamo molto contenti di aver avuto con noi in questi giorni il National Geographic nella persona di Paul Rose, l'eroe dei mari, Giovanni Chimienti, un conosciutissimo biologo marino italiano, e Martina Genovese, che non è qui con noi ma che ha fatto parte anche ella della spedizione. A nome di Sole Mare 20 Associazione Culturale vi ringraziamo ancora per la vostra presenza. Ed è un bellissimo orgoglio per Marettimo, un grandissimo orgoglio. Un grandissimo orgoglio per Marettimo. Abbiamo visto alcune immagini che avete girato per mare e anche per terra. Devo dire che io personalmente le ho trovate straordinarie, ma penso che tutti quanti le abbiano apprezzate, e allora davvero grazie della vostra presenza. Thank you very much, Paul, for coming here. Thank you for diving into the water of the Egadi Archipelago. Grazie Giovanni, grazie anche Martina, che non è qui con noi ma che ha fatto parte anche lei del gruppo, e grazie a tutte le persone che hanno fatto parte della vostra spedizione. Paul, what was your impression in scuba diving here? What was your feeling? Well, thank you very much, everybody. I think everybody should celebrate the work that is being done in the Egadi Islands Marine Reserve. It's been 30 years protected, and we can tell when we dive these waters. Mostly, I work in very remote marine protected areas around the world. And they're very important, but they can feel remote and distant when we speak about climate change and loss of biodiversity and habitat loss. All these things seem to be a long way away. So we desperately need more protected areas, just like this one, that are an integral part of the community that people can see and touch and ground truth for themselves and enjoy it, help protect it, and most importantly, it helps to connect us with the big global issues. It means we really do understand them because we're living right here in a beautiful marine protected area. So thank you very much for doing it. It's essential work. Mi permetto di tradurre molto Paul velocemente. È stato contento di essere qui in questi luoghi, di fare immersione nelle Egadi. Ha potuto constatare come 30 anni di area marina protetta siano serviti per preservare questi luoghi, e ha sottolineato l'importanza di costituire aree marine protette non solo in luoghi remoti della terra o in zone lontane, ma proprio anche in specchi di mare, in aree marine di prossimità, proprio per legare la comunità locale all'importanza di preservare il patrimonio e la bellezza di quello che ci sta vicino. Grazie ancora, grazie di Giovanni. Cuore. Giovanni, una tua impressione durante questi giorni di immersioni?
Ma io mi sono letteralmente innamorato di quest'isola appena ci sono arrivato e devo dire abbiamo fatto immersioni con Paul, con i ragazzi del diving e con tutta la troupe, ci hanno seguiti, vi assicuro che sono fantastici, anche perché immagino sia molto difficile stare dietro a due explorer di National Geographic, quindi io devo ringraziare prima di tutto la troupe, oltre che l'organizzazione, Davide e Diletta del diving che ci hanno seguiti, ci hanno guidati. E l'impressione è bellissima, loro ci hanno mostrato un'isola meravigliosa, avete qui degli habitat marini che stanno ancora bene, dalla Posidonia proprio qui vicina fino più in profondità delle foreste di gorgonie che sono coralli, quindi animali davvero molto interessanti e molto promettenti, chissà che ancora più in profondità non ci sia qualcos'altro. Ecco, proprio quello che accennavamo prima, cioè quando tu mi dicevi ho visto dei segnali, ho trovato dei segnali che mi fanno capire che probabilmente più in profondità c'è ancora molto di più e ancora molto di bello da vedere. Quindi ci auguriamo che questa collaborazione prosegua in futuro, da parte nostra vi è la più ampia disponibilità per altre iniziative. Fantastico, è importante perché i fondali poi più in profondità, laddove la subacquea non può arrivare, non sono ancora noti, non sono ancora stati esplorati. Adesso abbiamo la tecnologia per farlo e sicuramente lì sotto c'è qualcosa di molto importante che sorregge poi tutta la diversità e la ricchezza che potete vedere anche voi. Io vi invito, per chi non l'abbia ancora fatto, domani mattina mettete una maschera, certo è arrivato lo scirocco, sarà un po' difficile, però se potete mettete una maschera e guardatevi attorno, perché quello che cerchiamo anche di raccontarvi col National Geographic è una bellezza. Oggi abbiamo parlato tanto di bellezza, da Miss Italia fino al teatro, al cinema e così via, e la bellezza è anche il mare, non è solo la superficie azzurra bellissima che vedete in barca, ma è la bellezza che c'è lì sotto, c'è un mondo enorme, meraviglioso e ricchissimo. E allora thank you very much to Paul Rose, the grazie. Hero of the seas, for coming here to Marettimo. Grazie Giovanni Chivienti, grazie a voi, grazie a Martina Genovese e grazie soprattutto a tutte le persone del National Geographic che hanno supportato questa spedizione, Davide, Domitilla e tutti gli altri, grazie ancora a nome di Sole, Mare 20, Associazione Culturale. Grazie di cuore Giorgio, grazie ancora a Paul e Giovanni, questo fiore all'occhiello di questa bellissima edizione. Ci auguriamo di rivederci il prossimo anno. Molto molto volentieri. Grazie ancora, buona serata. E adesso è arrivato il momento clou, cioè quello di scoprire chi ha vinto il premio come miglior film di questo festival. E anche qui, come ormai avete capito, voglio che sia il film stesso a parlare. Ve lo faccio vedere. Per tutta la mia vita ho parlato dell'isola che risplende, ma non so se hanno mai capito quello che io vedevo esattamente. Un'isola con un porto libero, aperto a chiunque avesse il desiderio di entrare. Si chiama Nur ed è siriana, però non credo che i genitori siano qui. Noi stiamo cercando di rintracciare la madre di questa bambina. Sa che c'è che ognuno di noi vive come dentro una cella. È difficile uscire se qualcuno non t'aiuta. Ho visto di tutto qui a Lampedusa. Quei poveracci non hanno niente, solo fame e il loro corpo. Vivere per pagarsi la morte. E come miglior film per il Marettimo Film Fest 2021 vince Nur e ritira il premio Maurizio Zaccaro. Io vorrei tutta la giuria qui sul palco per la consegna, diciamolo, del premio più importante di questa Buonasera. Sera. Buonasera. Buonasera, peraltro scopro che non solo è stato eletto come miglior film per questo festival, ma è stato eletto anche come miglior film da parte del pubblico. Che è il premio più bello per un regista. Perché che riconoscimento più bello. Ecco, vedo qui la giuria che ha visto e direi apprezzato questo film. Posso chiedere a voi due parole di questo film? È un film bellissimo, ci siamo commossi, con un grande attore
che è Sergio Castellitto, e l'argomento è incredibilmente, come dire, sulla cresta dell'onda in questo momento, e Maurizio lo tratta con una raffinatezza, con una delicatezza incredibile. Quando non si trovano le parole è buon segno, perché vuol dire che il film è arrivato dritto dove doveva arrivare, sai? Sì, perché il film è veramente una botta, in un certo senso. Abbiamo capito anche che era il film giusto anche dalla risposta del pubblico. E questo vale più di ogni giuria, di ogni critica. La vera giuria poi rimane il pubblico. Sono felice che abbia vinto tu. Maurizio Zaccaro è un grande regista. Io in questi anni ho avuto la fortuna di, tramite mio marito Michele Placido, mi parlava spesso di te, non ci siamo mai incontrati sul set. E spero vivamente che ritorniate a lavorare insieme, perché la tua mano e la tua delicatezza, sei il regista un po' dell'anima, no? È come se ogni volta che tocchi qualcosa riesci a ritrovare una sua personalità, un suo istinto, e questo è un po' un tuo dono, e mi auguro insomma di ritornare a lavorare insieme a Michele, che sarebbe un bel augurio questa serata. Grazie anche a te, che sei stata meravigliosa. Grazie. Veramente ci hai regalato una bella energia. Grazie a tutti. Grazie. Voi, perché veramente siete stati il cuore pulsante di questo festival. No, l'unica cosa io volevo aggiungere, questo è anche il premio del pubblico. Esatto. Lo dicevi prima, è piaciuto molto al pubblico, ma lo vorrei sottolineare, mi sembra molto importante. Prego, Maurizio. No, visto che è tardi, non mi dilungo troppo, ma volevo solo dirvi due parole. Oggi è il 24 di luglio, è il compleanno, sarebbe stato il compleanno di un grande regista italiano, e a lui vorrei dedicare questi due premi, appunto soprattutto il vostro, quello del pubblico, che sono sicuro che l'avrebbe apprezzato molto. Parlo di Ermanno Olmi, al quale il film è dedicato oltretutto. Grazie. Grazie a te Maurizio, nel frattempo arrivano i tuoi premi, il premio come miglior film da parte della giuria del Marittimo Film Fest e il premio da parte del pubblico. E io farei un grandissimo applauso per questo bellissimo film. Io vi chiedo di rimanere qui sul palco, giusto per poter chiamare per un saluto finale, spero veramente caloroso, perché poi voi Solari siete veramente calorosi. Chiamare qui sul palco anche i vincitori del premio Ega di Damare, della sezione Formica Salvatore Torrente, della sezione Favignana, anche se purtroppo non è presente, Marta Favata. E vorrei, se possibile, anche qui sul palco la Miss Italia in carica, la Miss Italia 2020 e la Miss Sicilia, per poter raccontare a 360 gradi quello che è questa edizione del festival. Grazie. Arrivano. Cettina, dove sei? Mentre arriva Cettina, io vi chiedo veramente di poter fare un ultimo grandissimo applauso a questo festival, in quest'isola meravigliosa che veramente ha sancito la rinascita di un periodo incredibile che speriamo di lasciarci alle spalle nel modo migliore possibile, con l'arte, con la cultura, col cinema, con la condivisione. E vorrei farlo anche con Cettina, che ho visto raggiungerci, che ha ideato con una perseveranza incredibile tutto questo in un anno così particolare. Cettina! Arriva, c'è un po' di scirocco, ma arriva. Grazie Cettina! E allora, questa nuova sezione, mi fa piacere che l'abbia vinta Salvatore, è una novità di questa edizione del Festival, cari giurati, avete lavorato, visto, visionato insieme ad un'altra giuria parallela dei cortometraggi, dei lungometraggi, degli audioclip che ci sono arrivati. Un vincitore è stato Salvatore per un lungometraggio sul castello di Marettimo, e l'altra vincitrice invece per un corto, Marta Favata, Molto in gamba.
Io vi ringrazio davvero di cuore. Volevo, prima di chiudere, fare dei ringraziamenti finali a tutti, alla giuria, a cui veramente voglio dedicare un applauso, siete stati preziosi, alla Miss Italia, a Giuseppe Sciacca che mi ha aiutata, a Feedback che mi hanno aiutato a realizzare questo evento, oltre che alla mia famiglia, ma anche ai ragazzi del direttivo di Solemar, a tutti, a Gabriella, a Giorgio, a Toto, ai nostri sponsor, a Beatrice, a Lunibol, a tutti, a chi ha esposto nel Village e animato questi giorni insieme a noi, grazie veramente a tutti di cuore. Ma alle ragazze che hanno lavorato, ai nostri angeli, a Dalila, Serena, a Marta, a Cara, allo Spazio Danza, a Riccardo, a tutti, al service. Ragazzi, davvero, se dimentichiamo qualcuno, un grazie dal profondo del cuore. Se c'è stato qualche defaianza sui tempi, stiamo cercando di migliorarci, fa parte anche delle isole, ma davvero vi ringrazio per il vostro affetto. A tutti. Grazie a voi, grazie a tutti per questa bellissima edizione. Grazie ancora, l'ultimo applauso lo lascio a voi e vi lascio con Sasà Salvaggio. Buona serata. Aspetta. Ah, pensavo mi stessi dando la mano per scendere. Anche quello. Nicola Vegna. Ma... Allora, buonasera a tutti. Vediamo, proviamo questa musica, basta, non ne potevo più, va, vediamo il pubblico, dai, vado alla fine che è notte bianca, non è che devo fare, ecco, diamo, facciamo un applauso ai fonici che nel frattempo spostano pure il pianoforte, ecco, facciamo un applauso a tutti, dai, fate un applauso, dai, così ci svegliamo, dai. Scusa, siete usciti ora voi? Da dove siete arrivati? No, perché ho detto la serata va avanti, mi sei capace che non arrivo a prendere la scafa domani alle 2, ero preoccupato. Allora, vediamo a che livello siamo di attenzione. Facciamo di nuovo il mio, che è quello che sapete mi ha portato tanta fortuna, al mio 3, vediamo 1, 2, 3. Bravi, fate un bel applauso, dai, vediamo, riscaldiamoci. Allora. Dunque io ho detto, vedi pure lo scirocco rialzato, è perfetto, non manca niente. Allora, dicevo prima che Marettimo è un'isola dove si mangia, dove il cibo è importantissimo. Tanto vi chiedo, chi sono i siciliani qua in platea? Alzate le mani tutti i siciliani, anche a tutti i siciliani, su quasi. Vabbè, tu lo so che sei siciliana. Vediamo là sotto, vediamo. Allora, bastate. Allora, i non siciliani, alzate la mano i non siciliani. Vabbè, senatore, lei la conosce ormai, lei è, diciamo, siciliano ad onore, è sempre qua a Marettimo. E allora, dunque, dicevamo, una delle cose più belle quando si arriva su un'isola è il cibo, il mangiare. Avete cenato in queste serate qui a Marettimo, se siete stati a cena, sì o no? Sì. No, perché noi siciliani, d'altro sul cibo, abbiamo un rapporto d'amore totale. Noi senza cibo non possiamo vivere. Un siciliano ha un pensiero, mangia, o mangiare, mangiamo. Il siciliano è l'unico popolo al mondo che prima di addormentarsi non la fa la preghiera a Gesù, pensa, ma domani... chi si mangia? E su questo dubbio amletico il siciliano si addormenta, ma appena si alza il primo pensiero qual è? E oggi chi mangiamo? A pranzo, pensate, con sua moglie accanto, mentre stanno mangiando gli dicono, ma stasera, oh, dico, ma che siamo in guerra? Siamo, signore, la guerra è finita nel 44, in Sicilia ancora non l'hanno caputo. Perché noi mangiamo esattamente come se la guerra fosse finita il giorno prima. Che io poi, quando cominciai a lavorare al nord, pensavo, dico, ma a Milano mangeranno? Certo, ma non come da noi al sud, come da noi in Sicilia. Mi ricordo, avevo fatto uno spettacolo a Zelig, perciò esco, era di sera, un fritto a Milano, avevo una fame. Allora c'era questo mio amico di Milano, mi fa, dai Sasà, ti invito a casa mia. Minchia, disse, meno male, minchia, meno male. Allora a Milano sapete si usa
ordinare tutto, cosa che adesso facciamo anche noi dopo il lockdown. Allora mi fa: Sasà, siamo in quattro, ordiniamo due pizze. Io tale hai, due pizze in quattro, e mi fa: mezza testa, rimaniamo leggeri. Leggeri, ci se cavolamo, no leggeri. Aspetta, e mi fa: ma scusa, perché se eravate a Palermo, già se eravamo a Palermo, Giovanni, quando siamo quattro, pigli otto pizze minimo. America, l'applauso potete fare, dai, qua, dai, che ci stiamo riscaldando. No, Picciotti, noi, il nostro è un pensiero fisso, il cibo, il mangiare. Che sta succedendo? Scusate. E c'è lo schermo! Ah, tu sei? Ah, lo stanno abbassando onde evitare che si annaca. Ecco, tra l'altro, mi chiami scandare, sei capace che la scappo che si arriva. No, non si sa mai, sai, in Sicilia siamo. Allora, dicevo a proposito del mangiare, però da dove si vede che noi abbiamo questa fame in Sicilia? Quando c'è un buffet. Io non so chi di voi ha avuto il piacere di assistere a un buffet di siciliani, perché credetemi, quando c'è un buffet in Sicilia si scatena la terza guerra mondiale, vero? Pare che non avessero mangiato mai. La differenza tra un buffet di Milano e un buffet siciliano è che a Milano sono tutti in fila, col piattino e la forchetta. Ma tu immagini, a capo c'è uno, un siciliano, dice: che sta facendo? Siamo in fila, in fila, in fila, te cretino, in fila sta. Quando c'è il buffet dei siciliani si capisce, perché c'è la catena umana dei camerieri che tengono le persone, no? Minchia, ci stanno rompendo i cucci. No, dico, va, cioè che uno si concentra. No, aspetta, che è uno spettacolo sui... No, aspetta, scusate, non vorrei disturbare. Vengo a suonare anch'io. No, ma... Avete finito qua con la... Forse sì, non si capisce. Dicevamo, dopo questa eventuale... Tu vedi la differenza appunto col buffet. E ci sono i camerini che proprio tengono le persone... come se i siciliani veramente non avessero mangiato mai. Quando il cameriere si allarga e gli dicono: vi potete accomodarmi, allora l'uomo più veloce al mondo è Bolt, che fa i 100 metri in 9 secondi e qualcosa, il siciliano in 3 secondi e mezzo c'ha 4 piatti in mano, non cano, camminciola così. Ho visto io nei buffet siciliani il tavolino che si alzava e camminava solo. C'è gente che la sera arriva in Sicilia dopo il buffet, minchia, una pizzetta mi ha riso, tale va pute oggi. Ma il top, il siciliano, l'uomo del sud, lo raggiunge quando va in crociera. Io non so chi di voi ha avuto una bella esperienza croceristica, perché quando andate in crociera vi dicono la parola inglese più bella che possono dire a un siciliano, che è all inclusive. Ciò significa che puoi mangiare tutto quello che vuoi, tanto è pagato. Chiamo un siciliano, chiedo, ci fa, che è tutto pagato? Chiama, me mangiare i burichi, ovara nave, me mangiare. Infatti il siciliano si mette a dieta prima di partire, perché dice: minimo 5 kg li devo prendere in crociera. E tu vedi la mattina, no? Allora arrivano la mattina, allora siccome... ci sono, c'è al concierge, la reception, ci fa: buongiorno, benvenuti sulla nostra crociera, vi spiego il programma della giornata, alle 7 c'è il risveglio muscolare, alle 8 c'è il fitness, chiedo, non mi interessa. Cioè, ma scusi, non le fa le attività? Signore, ne ho venne per mangiare, quale attività? E cominciano. Alle 8 c'è la colazione. Allora, siccome in crociera ci sono popoli di tutto il mondo, c'è la cosiddetta colazione internazionale. E ci sono delle cose a cui noi del sud di primo mattino non siamo abituati. Ma una volta che siamo in crociera, come si giustifica? Si dice, che fa la mallassare, peccato, un signore un vuole, ma chi ci dà su, signore? E cominciano. Arrivano, voi sapete, insomma, ci sono un sacco di cose. Perciò la prima cosa che si mangia un siciliano quando è in crociera sono le uova strapazzate col bacon, che in Sicilia non le mangiano mai, mai in crociera. Poi aprono sasizza che patate, fottetene, vi so mangiare di tutto, i fagioli, di tutto, di prima mattina. Lo so che è la verità. Una volta, pensate, ai lati della crociera, sapete che c'è la statua fatta con la frutta?
Oh, due palermitani non si stavano mangiando la statua così. Poi ci parte e dice, ma guarda che è la scultura, mi chiama buonissima. Ora che cosa succede però? Mentre gli inglesi, i francesi, i tedeschi sono abituati a questi miscugli, ma noi in Sicilia che siamo abituati di prima mattina a mangiarci il latte con le uova, i fagioli, lo stomaco. Se devi trovare un bagno libero per i coni siciliani in crociera alle 10:30 è mission impossible. Un netto lì occupato. Poi ci sono quelli che hanno la reazione aerea, no? Salgono tutti sul ponte della nave, si mettono contro vento per evitare di fare malafiora e fanno ma che bella giornata, minchia non si sa come la nave accende la sula. Dice poi grazie, alle 11 c'è, alle 11:30 c'è il prelancio. Dice so qui, si mangia, conciamo a chi lo prelancio. All'una c'è il pranzo e il siciliano ci va. Alle 4 c'è la prima merenda della giornata, sono patatine fritte, viuse, e il siciliano ci va. Alle 7 c'è la pizza, la massaggiana, la pizza in crociera. Alle 21 c'è la cena, un siciliano avu curaggi diriti, che la fame. Dici ma come mai, non lo so, sarà stacchiano i scine, le onde. A mezzanotte poi ti aprono il buffet dei dolci e il siciliano che mangia tra un babà, un cannolo, poi mi fa impazzire che poi all'una entra al bar, va dal cameriere, ci fa buongiorno, me lo dà un caffè, quello gli dà il caffè e con una faccia fissa ci dice scusi il dietor ce l'ha, minchia o dietor t'ha fottuto mezzanave che per digerire o dietro. No, perché poi noi ci dobbiamo giustificare. Ma guarda che meraviglia, se si cavasse pure un vento fosse ancora meglio. Grazie, no, ma ragazzi, perché noi dobbiamo giustificarsi, no? Cioè, la giustificazione, tu vedi un siciliano mangiare di tutto, ma quanto mangiaste? Ma pane non ne toccavo però. Perciò lui è autorizzato a mangiarsi quello che vuole, perché ma per noi il cibo è fondamentale, per noi il cibo è un modo per identificare un territorio, per stare insieme, per riunire le famiglie, come dico sempre io, mentre in tutte le parti del mondo si mangia per vivere, in Sicilia viviamo. E infatti quando c'è un matrimonio in Sicilia, il giorno dopo, non è che gli chiedono come era la sposa, un girifutte niente a nulla. Se si è sposata, chiedo come si mangiò. Se si è mangiato bene il matrimonio 8, se no uno schifio, signore e signori. Poi da noi, in chiavola siamo, si è riscaldato il pubblico, Dopo buoni, thank you very much. Tanto siamo all'uno un quarto, fottettine, niente ci va. No, ma la cosa bella sono le quantità siciliane. Io per gli ospiti e per le persone che vengono da fuori e vengono a Marettimo, che sono abituati, non so, chi è che è di Milano, del nord? Alzate le mani milanesi, se c'è qualcuno di... Sì, di Milano. Sì, proprio guardi, li conosco io, perciò. Comunque, se voi andate a Milano, magari in questi ristoranti di Nouvelle Cuisine, minchia, un siciliano ci rimane male. Io mi ricordo con un mio amico sanatore, sono andato a Milano. Allora, venivo proprio da Striscio, una serata... Allora ci sediamo, dici guardi vi porto i ravioli, l'amico mio, buonissimi. O sapete quante ravioli ne portò? Due. O piatto tanto e queste cose nichi nichi al centro. Ora l'amico mio non è che si è scomposto, le assaggia uno, te leo cameriere e dici buone su, mi può calare. Aspetta, quello ci fa così, lei se le può mettere, dice, ma quale calare la porzione? Minchia porzione, ora andiamo a mangiare una pizza. Ci sono scantati a Milano. Il gelato, io penso che qua il gelato l'avete mangiato, no? Io la brioche col gelato al nord e anche al nord fuori, proprio in Europa, non riesco a mangiarla. Perché io che sono amante della brioche, se tu chiedi al nord, anche se ultimamente stanno cambiando, ma la maggior parte ci dice scusi, mi dia una brioche con gelato, quello ti risponde quante palle vuole. I palle. Ma guarda, aspetta, che le ho chiesto una brioche, ma guardi che qui a Milano ci abbiamo un attrezzetto, tac, una palla di gianduia, tac, una palla di cioccolato, ci sembra che sta dicendo? Ci sì, il gelato me lo mangi in Sicilia, questo mi sfidava, perché voi in Sicilia come glielo mettete il gelato nella brioche? Ci disse che la cazzola ce lo mettiamo là. Okay.
belle cazzolettate, bene, così. Invece no, ti aprono la brioche così, col coltello, no? Ti mettono queste due tre palline, cattivo cuore ti diventa tanto. Poi ti richiudono la brioche a mo' di panino. E se nella richiusura c'è del gelato in eccedenza, ce lo levano. Che tu sei con la... Ma che mi sta levando? Un gelato mi sta levando. Miglia, quando scendi in Sicilia la brioche è spaccata a 180 gradi a così. Minimo tre cazzolettate di gelato, minimo. Aspetta, poi ci mettono la panna, l'ombrellino, le memenza colata di Nutella. Che prima che arrivi sulla punta della brioche, a che ora è incapace già, perché non ci arrivi da capo. Che poi da noi mangiarsi una brioche del genere è difficoltoso, perché col caldo che c'è si scioglie. Perciò o te la mangi lontano dalle scarpe, onde evitare che ti inchiappi, o ti aiuti se ci sono i parenti, dalle leccatellatola. Ah, che bello mangiare. No, ma veramente per noi, grazie, tutte le occasioni sono buone per mangiare. Per esempio il primo maggio, no? Per noi il primo maggio, per noi siciliani, è la festa dello schiticchio per antonomasia. Io mi ricordo che una volta il primo maggio mi trovai a Milano per lavoro. Allora eravamo al Parco Lambro di Milano all'ottimatina, che già in chiaga curro, dico primo maggio. Allora io ero là seduto, minchia triste, alle 8, che pensavo alla mia terra, alle 8, i cacoccioli già carrustevano all'ottimatina. Allora questo mi fa, scusi, ma non fa footing? No, ci se no, ma perché in Sicilia? No, non altri footing in Sicilia, ma giusto, giusto, primo maggio, no. Dice, cos'è lei che fa? Dice, noi arrostiamo. Ma veramente? Sì, sì, piama la riga, ci mettiamo salsiccia, cacoccio. Dice, ma veramente arrostite? Che arrostiamo? Ci se venga qua, la vede quella nebbiolina là? Non è nebbia. Chi sta è fumo di salsiccia che col vento acchiana la Sicilia, chi sta? Ma scusi, dice, ma il primo maggio non è la festa dei lavoratori? Ci sarà un travaglio a nord, mangiamo. Hai capito? No, ma veramente noi dobbiamo cambiare. Io lo dico, per esempio, con i nostri amici che vengono da fuori, noi abbiamo un eccesso di ospitalità che il siciliano, pur di, perché ci teniamo all'ospitalità, gli facciamo mangiare assai. Io mi ricordo un mio amico che veniva da Torino, né? Arriva a Palermo, che ci fa, Giovanni, ora ti faccio mangiare. Dice, ma veramente, guarda, sto stata a dieta. No, non ti preoccupare. Allora, tanto per momento, gli dà 250 grammi di pasta con le sarde, che da noi a Palermo è assaggio. Ma una a Torino ne è 250 grammi, se le mangia in una settimana. Però quello per mischino, per non fargli, mischino, va bene, me li mangio, cioè si mangia tutti, ci muove veramente Salvatore, sei stato gentilissimo, ma quale gentilissimo, ora da mangiare due arancine, no, perché io ci comincio a fare, no, non ce la fa, no, tu devi mangiare l'arancina, come la facciamo a Palermo? Mischino, tu vedeva questo qua che non riusciva, gli mancava il respiro, se le mangia, ma non proviamo a parlare, guarda, veramente sei stato gentilissimo, no, da mangiare un cannolo. Dice, no, ma non ce la faccio. No, anzi, la ricotta ti scendono tutte cose. Meglio, ti aiuta. Che tu vedevi a quello mischino che mangiava il cannolo, la ricotta che ci usciva dalle orecchie. A un certo punto quello ci fa, Salvatore, non ce la faccio più. Risposta di Salvatore. Ma sono non mangiato niente. Bisogna cambiare, poi, ragazzi... Io vi chiedo, perché poi sono uno che studio, io mi chiedo, ma come mai noi in Sicilia, noi al sud, abbiamo questa fame atavica? Perché mangiamo così tanto? Perché ce lo inculcano sin da piccoli. Per esempio noi, i nostri figli, che cosa gli diciamo? Mangia, mangia. Per i bambini siciliani il cibo non è un piacere, è un'imposizione. Mangia. E poi le minacce, quindi sono mangia, un te faccio nascere, un taccatto chiesto, è una minaccia continua. Mangia, a mangiare. La mia generazione è nata a pane e betotale, non so se vi ricordate questo schifio di vitamina B12, perché dovevamo ingrassare. Più grassi i bambini sono in Sicilia, più sono soddisfazioni per la famiglia. Suo nonno Gigi Italia quant'è? Scoppia di salute. In che pediatra non dica scoppia o piccirino, no, di salute. Poi non parliamo delle nonne,
che mentre con i propri figli sono state un po' più rigide con i nipoti. A niente, fallo mangiare. Mamma, basta. Secondo me dico Piccirillo è deperito, deperito. Mamma, è bambina a 5 anni e pesa 64 kg. Non è deperito. E che cosa ti risponde la nonna Sicola? Canenti ci fa tanta longa, sì. Ma sì, mangiamo. Allora, è 1:30, dobbiamo accorciare. Dalla regia, i cartelli me li potete mandare? Ok. Ma si vedono anche se avete accorciato la cosa. Dunque, voi sapete che durante tutta l'esperienza anche di Striscia, Occhio di Fermilà, noi abbiamo raccolto dei cartelli e poi ci abbiamo fatto proprio uno spettacolo. Questi sono dei cartelli tutti veri che abbiamo trovato in Italia. Allora, mi sposto così ve li faccio vedere, se mi abbassi un po' la luce qua sul palco. Allora, questa è una località in provincia di Messina, a volte il destino, c'è femmina morta, cimitero, centro danza, paradise, minchia completo, passi dal cimitero al paradiso. Qua invece, se la regia va avanti, oh, qua siamo invece in provincia di Catania, che a volte dei cartelli pare che ne picchiano per fissa, perché c'è scritta guardia medica e poi due frazioni di Catania, vena presa, minchia, ma ci picchiano per fissa, prelievo al volo, vai. Possiamo accelerare nel cambio? Ok. Oh, qua a Salerno, vedete, se andate in questa via a Salerno non avete scampo, perché c'è, se girate, c'è ospedale, cimitero o agenzia delle entrate, che non so fra i tre qual è il peggiore. Vai, vai. Qua al nord mettetevi d'accordo, o vada o venga, e minchia uno lo deve sapere, va. Vai, oh, vedete, questa è la Sicilia. Noi abbiamo dei cartelli un po' particolari, no? Dici c'è caduta Massi, vabbè, mettici la mucca, che importanza c'ha, va, sempre pericolosa. Vedete qua invece il cinghiale, ma che abbiamo il cinghiale in Sicilia? Mettici un cervo, fottete noi stesso, non è che tu puoi andare a vedere l'animale. Guardate questo, periodo dei morti, avviso, l'ufficio sarà chiuso per i santi e aprirà per i morti. Che ironia sicula. Ah, questo è bellissimo. No, abbiamo cancellato il paese siciliano dove era la parrocchia. Avviso, la lezione di domani del corso prematrimoniale sull'indissolubilità del matrimonio è rimandata a giovedì prossimo in quanto il docente è impegnato in tribunale per l'udienza di divorzio. Ma cosa da pazzi? Oh, qua siamo a Mazara del Vallo. La fantasia siciliana. Là c'era in corrispondenza il segnale del posteggio per i disabili e un comune ci mise un palo. Ora tu dimmi quello che ha la macchina dentro il garage come minchia deve uscire da là, cioè ditemelo voi. Vai, qua un mito, signori, questo è un mito da Oscar, strada chiusa da lì a là, cioè vai. Oh, sapete, in Sicilia abbiamo la doppia lingua, no? Perché abbiamo un sacco di turisti. Qua siamo al mercato del capo, vedete, do not touch, thanks, e poi levati mano, grazie, con la traduzione. Questo è un mito, uova fresche, le faccio io. Minchia, che ti viene un dubbio, ma sarà lui o avrà qualche gallina? Vai. Ah, adesso parliamo un po', vedete, meloni, in siciliano si chiama molone, in questo caso l'ho scritto malone gialli, che è un po'... Questo è a Catania, voi sapete che in Sicilia abbiamo tante differenze di pomodoro, c'è il pomodoro per l'insalata, quello per fare, questo l'ha specificato, pomodoro pasassa per fare i buttigli, cioè, non va bene per l'insalata, questo è un mito, marmellata di figa di Lettina, bellissima, cachi di lusso! O cachi di lusso oppure vai avanti, cachi alla cassa, a secondo dove ti smuove prima, tu a secondo. Ah, guardate l'ironia dei nostri venditori ambulanti, guardate, abbiamo la fava locale e il pisello di fuori. Oh, sapete che noi adesso la comunità europea ti deve, chi ti dice, devi dare la provenienza della merce, e lui lo dice, pessica a rubate, cioè lo dice, va. C'è la provenienza, si sa, li fottiamo, vai. Questo è quando l'italiano a volte si unisce con le parole, diciamo, straniere. I funghi champignon diventano su campignon, non si capisce.
ironia in macelleria, da Rosalia, Polli e Tacchino. A richiesta si aprono le cosce. Allora, qua ecco l'inglese da noi un pochettino così, facciamo un happy hour e l'ha scritto esattamente per come lo dice. Andiamo. Oh, attenzione, questo è importante, quando si va nell'autogrill, in un autogrill siciliano hanno messo un bel cartello: si prega di non gettare carta nel WC perché s'attuppa, cioè, grazie. Oh, questa è bellissima, questa è la foto, l'ho fatto io in un bagno di Palermo, uno ha scritto: lasciare libero il bagno pulito perché la mano che lo pulisce è la stessa che vi fa il caffè. Oh, c'era gente che tornava indietro e puliziava coso, credetemi. Vai. Oh, questa è l'attaccata, questa è proprio attaccata davanti a casa. Non scotolare la tovaglia fuori perché vanno le middiche sul balcone di Carmelina e i palombi mangiano e cacano la figlia di Carmelina. Vai. Oh, ora sapete che noi in Sicilia abbiamo questo vizio, che non è proprio siciliano, di posteggiare veramente davanti le case, i passi, proprio veramente attaccati. Questo ha messo, ho dovuto mettere un cartello con scritto: lasciate spazio sufficiente, apertura persiane. Grazie, che mi sembra educato, ma c'è chi ha dovuto fare di più. Lasciate libero il passaggio, devo entrare ed uscire. Cioè, tu cristiano, piano piano. Poi ci sono quelli più bravi. Questo invece è a San Vito Lo Capo, la fantasia. Uno ha messo un bel cartello, da notare mi piace a me la lisca del pesce. Parcheggio a lisca di pesce, no, a cazzo di cane. Cioè, per far capire come doveva posizionare. Questo è a Palermo, questo è per farti, diciamo, per farti preoccupare, però con un sorriso. Lasciare libero uscita carro armato, cioè nel senso tu sei responsabile, poi quando esco io vai. Questo addirittura ha fatto di più, ha messo: non so stare davanti il magazzino, e poi nota bene, vale anche per la 126 grigia. Si vede che c'è una 126 che gli sembrava che era il suo posto personale. Questo a Messina non ha voluto sapere proprio il messaggio chiaro. Lasciare libero il passaggio, giorni feriali, giorni festivi, di notte, di giorno, un ciaso e nescio, quando minchia, mi pare e piace. Mi pare pure giusto, no? Questo invece è quello il più buono di tutti. Ci ha messo un cartello: se volete parcheggiare dentro casa me lo dite che faccio allargare la porta. Grazie. Cioè, perché dobbiamo litigare, va? Oh, attenzione, dico sempre, imparare l'inglese, le lingue sono importanti. Questo ha scritto: attenti al cane, attenti on to dog, attenti on auschen, e poi mangi i bambini cattivi e rompi balle, perché l'ha voluto tradurre. Vai. Oh, qua abbiamo scoperto nuove razze canine che non conoscevamo in Italia. Regalo cagnetta Rocky Shine. Che tu dici, ma qua è questo qua? Un incrocio fra Rocky Balboa e il Shining? Non lo so. Questo... attenti al cane, un pitbull, state attenti. Questo invece il cane è buono, attenti a mia moglie. Allora, guardate, a volte non c'è proprio, quello scrive: smarrito gatto adulto non castrato di colore, macchia bianca, rivolge sei numeri, uno ci scrive: il mio cane ne ha mangiato un identico, senza cuore. Questo è un negozio bellissimo, poi dice che i siciliani non lavorano, ma non è vero, sono cretinate che noi il lavoro non ci piace. Orario negozio: a mattina 10.14, pomeriggio 17.30-20, a sera 21.24, poi c'è scritto chiuso quando un ciafazzo chiù. Cioè, poi dici che non vogliamo lavorare, va. Allora, questo invece ha scritto: chiuso per ferie dal 15 agosto al 30 agosto, se vinco al Superenalotto chiuso per sempre. Vai. Ah, questo, guardate, è proprio un locale di Palermo che ha voluto augurare ai propri clienti le ferie con scritto: si informa la gentile clientela che fino al 25 agosto potete ir a fare tutti in tuo culo. Però nel cuore, ah, non è che... Andiamo. Allora, noi, sapete, noi c'è questo dibattito sull'immondizia in Sicilia, per migliorare al sud. Allora, questi a San Leone, in provincia di Agrigento, hanno messo un cartello con scritto: vergogna! Perché rubi fiori? Nel deturpare il decoro della tua città offendi la tua dignità di uomo. Astaso! Che uno deve essere preciso in Sicilia.
Allora, questo è uno dei tanti cartelli che si trova in Sicilia, perché ci scrivono tutti cornuto a chi butta i rifiuti, e qua siamo tutti d'accordo, ma c'è chi ha voluto fare di più. Cornuto, la spazzatura buttala nelle cosce di tua moglie. Ora chiamo una discarica, sua mogliere. Oh, vedete, qua siamo a Palermo, noi facciamo la differenziata. Sì, si da un bel paio di anni, vedete qua abbiamo buttato le piante quando si fanno la napalm, poi facciamo anche il metallo, c'è il giorno del metallo, vedi? Un motorino direttamente no cassonetto. No, ma questo è incredibile. Alapa, signor! Ma come si butta la lapa con tutta l'immondizia nel cassonetto? Questo è mondiale. Siamo sul mare in Sicilia. Ci sono gli orari di salvataggio, cioè non è che si può salvare a tutte le ore da noi, è giusto? Chiamate, queste feste bellissime. Mattino 10:13, pomeriggio 16:18, cioè dalle 2 alle 4 può muovere. Guardate questi, aspetta, guardate questi che sulla lapide, siccome quelli non avevano pagato, hanno scritto restaurato dagli eredi di Roberto meno Luisa e Carmela, minchia, l'hanno a sapere tutte, ca. Questo invece ha scritto, aspetta, sono al Camposanto di Amandola, tra parentesi, vivo! Ma il numero uno è lui. Qui riposa la mia amata suocera Lonza Giurga Geltrude. Signore, ricevila con la stessa allegria con cui io te la mando! Ragazzi, siamo all'1:35. Allora, è bello, che bello. Allora, adesso me l'avevano chiesto prima di arrivare, visto che ho parlato di sicilianità. Una delle cose più belle di noi siciliani e che ci identifica, ma non è una cosa solo siciliana, ma del sud, sono i venditori ambulanti siciliani. Ho visto la lapa pure a Marettimo, quando sono arrivato ho visto un venditore di frutta e verdura con la lapa. Intanto la lapa a tre ruote, ce l'abbiamo tutti, sportello di sinistra mancante, perché ci fa d'aria condizionata, con quelle vocine... Non si capisce niente, però è bello, ti riempro la giornata. Mio padre mi diceva, Sassata piccolo, ti sveglierà il gallo a Palermo. Signori, da noi c'è uno che vende il sale ogni mattina, è 7 preciso. Si sentiva sta lapa, compratevi sale e conservatelo. 4 pacchi, 1000 lire, perché uno faceva la traduzione con loro, ci buttava, credo non ci faceva la canzone, e continuava, è una vera occasione, lo comprate a meno prezzo, e poi ti diceva la frase che ti faceva scendere e comprare il sale, perché ti diceva, quando mi cercate non mi trovate, tu immagini, ci stai attento. Io mi ricordo una volta ero a faccia, si sente una lapa, e uno fa, casugno. Ma com'è? Un amico, un parente, casugno. Dopo 20 minuti faceva, che fa, me ne vaio? Ma che schifo vuole? Che uno neanche sa che cosa vende. Ora ci arrivo. A Palagonia, in provincia di Catania, c'è uno che arriva la mattina e comincia a fare, donne, scopate, scopate, non sto scherzando, eh? E comincia a fare, donne, scopate di mattina, scopate a mezzogiorno e scopate la sera, 3 scope, 10 euro. E c'è, ma c'è un motivo, perché l'Etna butta la cenere e dunque le scope servono per pulire. Poi ci sono quelli estivi, qua siamo al mare, per esempio se andate nelle città come Catania, Palermo, dove abbiamo spiagge, ci sono quei venditori ambulanti che camminano. Io ce n'è uno a Balestrate, vi dico anche il posto perché li trovate pure su internet. Lui entrava in spiaggia, vendeva il cocco, appena entra in spiaggia faceva così. A tia talio, minchia, con Cristiano, cioè, che cosa c'è? E cominciava a cantare. Con chi sei, con chi vai, piglia tu cocchettini vai, ti ho guardato, mi hai cercato e c'hai. La gente applausi, cosa... A Isola delle Femmine c'è uno che vende i gelati, che arriva con la lapa, si gira e fa a una e senza ammuttare. E non c'è nudo!
In un mercatino c'è uno che si chiama Marcello, che ci sono poi quelli senza l'apa, arriva in questo mercatino e comincia a fare così: ma che bello, ma che bello, un panino rimaicello, e tu fazzo un bello chino, e tu mangio mercatino, ma che bello, ma che bello, un panino rimarcello. Comincia a fare il panino mio, il panino mio, il panino mio, 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 la gente applausico. Che bella la vita in mezzo alla strada. Io per esempio, ce n'era uno a Palermo che è diventato un cult, via Roma, al centro della città, si ferma la lapa all'incrocio, può succedere, una signora di dietro con una panda, e chi con una mano cercava la duma la lapa, con la vostra mano aspettassi, dopo penso non c'ha fisicchio. A duomo megafono, signora, fatto vero, signora, sono quello della lapa qui davanti, signora, che chi da pi a lapo una duma, e lei ci sta scassando, no, lo posso dire. Grazie ragazzi, allora, sono solamente le 2:20 e adesso è il momento di salutarvi, vi ringrazio. Minchia, una barzelletta, oh, ma io romani mi devo... Una barzelletta, no, ma la bellezza che non finisco, mi fanno scendere poi dal palco, va bene. Cettina, andiamo, tanta piccina da un miscio, come si dice in Sicilia? Fottete! Allora, questa qua è una barzelletta famosissima che ho raccontato, pensate, in America. Sapete che io vado sempre negli Stati Uniti perché faccio almeno 4 tournée negli Stati Uniti, ho lavorato anche per Rai Italia, insomma, sono che mi piace diffondere la nostra cultura siciliana in tutto il mondo, anche perché, io lo dico sempre, noi dobbiamo rivalutare l'immagine della nostra terra. Un festival del genere è importante per far capire a chi non è siciliano che la Sicilia è una terra di storia, di cultura, di arte, di cibo, anche perché succede sempre che a noi siciliani, soprattutto quando andiamo al nord o soprattutto quando andiamo, scusate, all'estero, diciamo di essere siciliani, la prima cosa che ci dicono: Sicilia, mafia. Io lo racconto sempre, una volta a New York un amico mio stava parlando con un americano, l'americano gli chiede: where do you come from? Da dove vieni? L'amico mio, contento, orgoglioso della sua sicilianità, ci fa: I came from Sicily. E chi dice: Sicily where? Dove? Quello orgogliosamente ci dice: Palermo. Che appena ci disse Palermo, l'americano si scantò: oh my god, a Palermo siete tutti mafiosi. Dice: no, guardi, non è che mi pensa lei, i siciliani sono the good people, è una minima, no no, siete tutti mafiosi. Dice: guardi, io capisco che in America siete abituati a vedere Il Padrino, The Godfather, ma mi creda che i siciliani sono gente onesta, gente che lavora, no, siete tutti mafiosi. Guardi, io non vorrei insistere, ma a volte, sai, i giornali esagerano questo, no, siete tutti mafiosi. Insomma, chi sto continuava, mizzica, l'ha dovuto ammazzare. Cioè, quando tu dici: è bello, io quando vado in America, che bello, sapete che in America i siciliani hanno un modo di parlare diverso, no? Che hanno imparato a parlare l'inglese unito al siciliano. Oh, tu li senti parlare e ti dicono: Sasa, I am very happy che se caimme frate, ne veremo Saturday. Sì, sì, che hanno un modo. Io una volta mi ricordo in un negozio di scarpe sulla Fifth Avenue, c'era un signore che stava guardando queste scarpe. Allora parlava, noi siciliani parliamo sempre in maniera un po' alta, dice: mi che sono belle queste scarpe, ma che sa queste misure americane, se sono comunque dei siciliani, italiani. Allora il commesso, che aveva capito che erano italiani, esce dal negozio, li guarda e ci fa: Italì? Inchia se vota kid, per ora italio, poi me lo accatto, un usaccio com'è. Ecco perché uno deve conoscere. Ah, mi fate questo applauso. Che bello, I love you New York, l'America quanto mi piace, no? Poi, perché poi abbiamo parlato di cinema, voi pensate che in America i cinema
c'erano già negli anni 60 quando da noi cominciava la televisione. In America c'erano questi, una volta due palermitani erano in un cinema di New York, guardavano un film di John Wayne, mi sembra. Perciò guardavano questo film, erano emozionati, allora parlavano in maniera alta, dicevano beautiful, bellissimo, Talia che bello. Allora a un certo punto c'era un americano dietro, siccome lo disturbavano, quello voleva vedere il film, c'è Topolia, che è successo? Niente, parlaci tu, vedremo che fa sì, e che ti fa, silence please, state in silenzio. Che ti dice? Non lo so, silence, non lo so. Che in America c'è scritto sale d'un neghie, forse ci serve pure qua, silence, non lo so, non lo so. E continuavano. Allora giustamente quello un po' più infastidito, c'è Topolia di nuovo, gli abiti che vuole. Sorry che c'è, e chi un po' più incazzato ci dice shut up please, in americano si fa state in zitto, ma in maniera un po' più incazzata. Che ti disse? Niente, Schweppes, Coca Cola, chi so vuole vivere, ma che vuole di noi. E continuavano a parlare sempre in maniera che bello questo film, cosa. A un certo punto l'americano incazzato c'è Topolia, tale parrecce tu, se no mi ci arrivo, chi si gira e ci fa compa ma che vuoi, l'americano incazzato ci fa fuck you, che in americano significa vaffando. Che ti disse? Tutto a posto. Ma che ti disse? Inchia, ti dico tutto a posto. Ma meno che ti disse? Niente, mi disse con nufa chiù. Cioè, hai capito perché uno deve conoscere? Che bella America. America è tutto grande, è tutto big. Non so se avete visto mai sullo skyline di New York, si vedono veramente tutti questi grattacieli. Allora c'era questo americano che mi chiedeva, voi in Sicily you have the building, 100 piani? No, noi building ce l'avemo, ma abbiamo massimo nelle città 14, 15, ma come mai? Per un motivo solo. Ma lei si immagina una riunione di condominio non grattacielo di 100 piani in Sicilia? Minchia, se sparassero chi fucila? Se già piano terra su sciarreate, figurati 100 piani. E poi mi diceva, ah, ma fate sta prova, io vi blocco però mi piace. Thank you so much. No, ma a me la cosa bella, ragazzi, le strade che ci sono in America, sapete che se andate a New York addirittura c'è il Lincoln Tunnel, arrivate sott'acqua, cioè la strada scende sott'acqua e tu risali, non te ne accorgi. Ci sono autostrade a sette corsie, addirittura io una volta a Montreal e addirittura c'è uno snodo vicino Toronto che ha 10 corsie in andata e 10 corsie o return, 20 corsie. Minchia, chi so di Toronto mi fa, e voi in Sicily? Minchia, chi c'avevi a dire io in Sicily? E minchia, vi coraggio, ci sono in Sicily 3. Mi fa tre corsie, no, ci sono tre autostrade, tutta la Sicilia. E mi fa, ci sono tre. Ci sono the first e la Palermo-Mazzara del Vallo, ci sono the big autostrada, è l'unica in the world che non c'è un autogrill. Minchia, che mi fa, come mai? Sono scordato, non è che ci potevano pensare... Mica tu fai l'autostrada e fai l'autogrill, già che c'è strada, anzi, già quattro rete. Ci sono dei secondi da Palermo, Palermo-Messina, ci sono avuti 100 anni, in che ancora? Ci sono, ma poi la the big, proprio il fiore all'occhiello dell'ingegneria siciliana, è la Palermo-Catania, che all'andata è tutta chiana, scende, deviazioni, parti ma non sai quando arrivi. Ci si o return, cosa che è successo fino a poco tempo fa, ci disse ce ne manca un pezzo, perché è successo che è caduto per un pilone, ci spieghi, come è possibile? Ci si lei figurati un pilo che danno che fa in Sicilia, se figurasse un pilone che è successo. Allora giustamente quello mi diceva, vi manca un pezzo di autostrada? Really? Io c'è vera, che non mi piaceva per fisso, vabbè, you are comedian, eccetera. No, ci sei la verità. Perché se mi faceva, e non vi lamentate, ci sta all'inizio, poi ne fece la bretella per 5 minuti e ne stiamo fottendo. Cioè, per dire... Oh, ragazzi, bella. Thank you, so, ma in America è tutto veramente... Grazie. In America è veramente tutto big, tutto grande. Non so se siete mai stati in una farmacia americana. Ah, tu entri...
qua a Marettimo capita farmacia che da Nica Nigar. Se voi entrate in una farmacia americana è addirittura un supermercato, sono farmacie con 10 casse, c'è cose da pazzi, tu arrivi da ti confondi. Ho avuto un amico mio che si era dimenticato i generi di prima necessità, ci fa suo moglie e dice guarda vai o qua sulla Fifth Avenue, c'è, entri in questa farmacia immensa e giustamente non sapeva, a un certo punto parla con un americano, sorry I need the kid, non capiva, per fortuna un italiano c'è ovunque, esce un commesso che era di origine calabresi, poi sa, you are italiano, minchia compa siciliano, sogno basate cose, che dice, fa che ti serve? Dice, compa mi scordai lo spazzolino, don't worry, I help you, non ti scandare. Va nel retrobottega ed esce con uno spazzolino di 2,5 metri, tanto, ci mette in un bancone, boom, minchia, cioè, compa, e che fa questo coso? Compa, America è tutto big, tutto large, che ti serve ora? Lo spazzolino non mi serve un dentifricio. Non ci sono problemi, poi sai, al peggio. Guarda, rientra e esce con un tubetto di dentifricio così di 4,5 kg, ci mette in un bancone, puff, minchia, mi picchiamo un taxi per portarmi tutte queste cose. Poi sa, qua America è tutto big, è tutto grande. Ci fa, ti serve qualcos'altro? Da, mi servisse di supposte, minchia, ma mi posso accattare mai a America? Meglio vedare. Che bello. Che bella America, io adoro New York, veramente. Io per esempio, a me piace moltissimo la famosa Yellow Line, no? Questa linea creata dai taxi, tutta gialla. Allora questo americano mi fa, yeah, in Sicily the taxi? Sì, da noi ci sono, ma non è che si fa così, da noi ci devi telefonare. Really? Sono rapidi? Rapidissimi. No, veramente. Io per esempio quando vado a Milano, devo dire la verità, il taxi è velocissimo. Tu a qualsiasi ora del giorno, della notte, chiami, buonasera, mi trovo in piazza San Babila, chiedo subito, Milano 4 in 2 minuti e mezzo. Shum! Buonasera, mi trovo questo Buenos Aires, Udine 4 in 1 minuto. Shum! Minchia, certe volte piglio il telefono e si fermo o taxi. Minchia, mi fa, cerco un taxi. Minchia, manca la telefonata, mi dice fare. Perciò c'era un mio amico di Milano a Palermo, ci sono, tu faccio vedere, e chiamo chi sono i taxi e faccio, pronto? Chi non mi risponde, che c'è? Chi si sente, mi serve un taxi, dice dove? Via Roma, questo Serafio sta arrivando, e mi chiude il telefono. Ora, abituata a chi, 1 minuto e mezzo, 2 minuti, ci chiama Varriere, ci si sente, ma quant'è sta arrivando? Mi dice, su c'è traffico, mezz'ora. Se c'è traffico, un'ora, se piove, non si sa. Perché da noi arrivano tutti, però con calma. Noi abbiamo ritmi completamente diversi. Però, devo dire, è tutto bello. Per esempio in America, non so i giornali, no? Non so se avete mai acquistato un quotidiano a New York. Sapete che ci sono degli specie di box, no? Di metallo, dove ci sono tantissimi quotidiani. Tu metti, non so, $2, $1,50, si sblocca, tu apri, ci sono 300 quotidiani, ne prendi uno, richiudi e te ne vai. E questo mi fa, perché non li mettete in Sicily? Che mi ricordo però tutte già. Cioè, perché in Sicily rurassero di Natale a Santo Stefano. Appena mettessero $1, dopo €1, si fottissero tutte e 300. Noi abbiamo, siamo un popolo diverso degli americani, sì, sì. Io lo vedo per esempio, però, guarda, gli americani hanno il senso della patria come hanno gli americani, veramente, io devo dire la verità, quelli per la bandiera americana si farebbero ammazzare veramente, ma almeno il governo, sono delle cose che rispettano. Per esempio la benzina noi quanto la paghiamo in Italia? Quanto è arrivata? 1,7, 1,6, 1,70 al litro. In America c'è quasi la stessa, cioè tu vedi $1,07, solo che l'unità di misura americana è completamente diversa, perché l'America usa i galloni, cioè loro comprano a meno di $2 un gallone che corrisponde a 4 litri di benzina italiana, cioè gli costa meno di 50 centesimi al litro. In America galloni, in Italia... Infatti non so se sapete che la gente si organizza. Sapete che a Palermo sono ricominciati di nuovo i furti della benzina? Sapete che fanno? Rompono il tappo, mettono questo il tubo da giardinaggio, che è più piccolino, arrivano al fondo, poi c'è il metodo della risucata, acchiana la benzina, sa futtene se ne vanno.
Ora è successo da pochi giorni, non so se avete sentito, c'era un ragazzino che rubava benzina, che è stato ricoverato al pronto soccorso, che giustamente a furia di arrisucare qualche goccia la ingoi, no? Gli fanno l'ecografia e sto ragazzino aveva quasi mezzo litro di benzina nello stomaco. Giustamente la madre preoccupata va dal primario e ci fa: dottor, dice, mio figlio ha quasi mezzo litro nello stomaco, che può fare? Ci risponde un dottore, si cammina raggio pure 30 km. Cosa gli doveva dire? Aspetta, però, dai, fate questa applauso, dai, io ve lo blocco per il ritmo. Vedete, stiamo facendo la notte bianca, ci abbiamo unito oltre al festival la notte bianca, un'altra manifestazione. L'America è un gran paese, rispetto, 100 piani, 8 autosiede, autostrade. Minchia, ma come si sono confusi a non metterci il bidet nel gabinetto? Ma io non lo so, per noi italiani che il bidet è fondamentale. Io la prima volta che arrivo in America, traso un gabinetto, non c'era un bidet. Ah, ho visto, come si lucca. E ci chiamavo alla reception. Dice, sorry. Dice, non c'è, there is not the bidet. Mi ha detto, no, it's normal. Come normal? Dice, se io lavo in gabinetto, non mi lavo. Ci si fa la doccia. Minchia, doccia. E se mi viene la cacarella, che faccio? Una doccia trasennesce. Io, no, aspetta, ma io l'ho visto gli italiani come facevano. Andavano in gabinetto, poi si mettevano il lavandino, si stavano e tiravano l'acqua per puliziare. L'ho visto io. Ma ancora peggio del bidet è il cesso. Guarda qua, vedi, ve lo faccio vedere. Che allora, il cesso americano rispetto a quello italiano è più basso, più largo, ma la cosa peggiore è che l'acqua, che qua non si vede, arriva quasi a metà del water. L'avete presente quando in Italia si attuppa un gabinetto? Lo stesso. La prima volta vai io, la questa cosa, minchia, si attuppa un gabinetto e ci chiama a riere. Ci si sorry, sempre io sogno. The water is full, si attuppa. E chi non ho, it's normal, a riere ci disse. Che poi è brutto, perché siccome l'acqua già arriva là, appena comincia a fare un po' di pipì in più, ti sta acqua chiana e se tale, ci sarà una bottiglia, faccia che ne escire fuori, io al recupero ti scanti. Non ti dico la popò. Cioè, appena ti assettavi, io la facevo in piedi, che appena facevi uno scunzo l'acqua ti acchianava di so. Viva l'Italia e viva l'America, ma sì, e viva la Sicilia. Grazie a tutti. Allora, è stato uno dei spettacoli più divertenti in notturna che abbia mai fatto. Grazie a Cettina, a tutti coloro che mi hanno voluto qua stasera. Volevo solo concludere con una frase che, sapete, io scherzo, ma mi piace veramente reclamizzare la nostra cultura siciliana. Io tanti anni fa ho fatto un lavoro dal Teatro Massimo di Palermo che si chiama Racconti di Sicilia, che è la storia dell'umorismo siciliano, un cortometraggio che mi ha fatto vincere, pensato, un Oscar a un festival internazionale del cinema a Miami. E in questo lavoro ci sono i ricordi dei tanti italiani che con occhi veri hanno potuto giudicare questa terra con i suoi pregi e con i suoi difetti. E quello che mi ha sempre colpito è questa cosa di Edmondo De Amicis, che sicuramente siciliano non era, e che nel suo libro Ricordi di un viaggio in Sicilia ha scritto: «O divina Sicilia, quanti italiani che hanno corso il mondo per diletto morirono o moriranno senza averti veduta. Viva l'Italia, ma viva la Sicilia!» Buonanotte a tutti!